macchina sta per lanciare i concorrenti. È in avvio la più veloce Mombasa B, che conquista in breve la testa nei confronti di Oriente Rovnando, che rimane però a lato di Pandas di Masvall, veloce al largo anche Nero di Gloria, che si ricava subito lo spazio alle spalle di Mombasa B, che conduce quindi dopo 150 metri di gara al terza posizione alla corda. C'è Pandas di Masvall, intanto i 200 iniziali in 14.3 per Mombasa B. Partito con molta cautela per Kings Griff, mentre Potenza OM, che partiva con il numero 9 invece, è già in seconda pariglia esterna, ora va a largo anche per Kings Griff gradualmente, e va addirittura in scia proprio a Potenza OM, mentre avanti a tutti è sempre Mombasa B. 29.4 i primi 400 e 600 che se ne vanno in 44.7, cerca di moderare Roberto Andreghetti in sediolo a Mombasa B. Dopo lo strappo iniziale, ora davanti alle tribune, ha sempre in schiena Nero di Gloria, quindi in terza posizione Pandas di Masvall, all'esterno c'è Oriente Rovnando con in schiena Potenza OM, quindi Perkins Griff, ancora Norris Griff, chiude il gruppo alla corda, Ninja Riz che segue New Dream Rex. Intanto 59.5 il passaggio agli 800, metà dell'ultima curva superato, con al comando sempre Mombasa B che si trascina Nero de Gloria. Il chilometro se ne va in 1.14.4, la mossa a questo punto di Potenza M che rompe l'indugio e viene via in terza ruota, supera in breve Oriente Rovnando, si porta a contatto di Mombasa B, la pariglia a 400 dalla conclusione, già in grado di scendere in corda a 350 dal palo. Perkins Griff cerca di ingambarsi a centropista, ultimi 300 metri di gara, Potenza M ha preso il largo, Perkins Griff invece prende il galoppo. Numero e siamo uno, al completamento Perkins della piegata con Potenza OM isolata in avanti. Potenza OM nel finale controlla e vince in scioltezza, vittoria nettissima per Potenza OM. Pietro Gubellini. La lotta per il secondo posto vede emergere ancora Mombasa B nei confronti di Nero de Gloria. 1.12.6 per Potenza OM, Pietro Gubellini in sediolo. 2.38 la quota al totalizzatore per l'allieva di Gubellini, il training dello stesso Gubellini, e per la gioia del suo proprietario, signor Vincenzo Gianmarinaro.